Benvenuti agli amici di Ciccio Riccio TV, benvenuti a un altro appuntamento con Penso Positivo. Anche quest'oggi, come nelle scorse puntate, ospite gradito è Vincenzo Fanelli, master trainer in PNL e scrittore. Quest'oggi, caro Vincenzo, parleremo di pensiero positivo? Sì, pensiero positivo. E come può aiutarci a migliorare la nostra qualità di vita, ma soprattutto in qualche modo ad esaudire i nostri desideri. Sì, io credo che sia importante, fondamentale. Infatti noi possiamo imparare tutte le tecniche di comunicazione di questo mondo, essere più persuasivi possibili, ma se in realtà non ne siamo convinti non serve a niente, non serve a nulla. Questa è un'esperienza che mi deriva dal coaching. Io mi occupo spesso di aiutare persone a raggiungere i propri obiettivi. Alcuni vengono a me e mi dicono: ho bisogno di apprendere tecniche di comunicazione. Però il problema è questo: non posso insegnargli delle tecniche se non capiscono, non comprendono quali sono comunque le regole della nostra parte emotiva, le regole per raggiungere gli obiettivi. Io credo che sia fondamentale. Ma come possiamo convincere il nostro inconscio con parole e pensieri propiziatori? Bene, prima di tutto bisogna chiarire che la nostra parte profonda, che è quella più invisibile, quella più sommersa, quella che pensiamo non esista, ed è quella anche più massacrata dalla nostra società occidentale, perché la nostra società si basa più sulla razionalità, sulla logica. Tutto ciò che ha a che fare con l'intuizione, tutto ciò che ha a che fare con la creatività e tutto quello che ha a che fare con quello che è invisibile generalmente viene messo da parte. In realtà questa parte è quella più importante, quella più incisiva, perché la metafora è questa. Un iceberg, noi vediamo la parte emergente, crediamo che quello sia l'iceberg, poi sotto c'è la parte più grossa, quella invisibile, ed è quello che in realtà sposta l'iceberg. Il capo, la sala comandi. E l'elefante, sulla sua testa c'è una moschina, la moschina è la parte logica, l'elefante invece è la nostra parte emotiva. E bisogna cominciare a capire quali sono le sue regole, come funziona. Come facciamo a convincerlo? A convincere questo elefante a muoversi? Ci sono delle regole in realtà molto semplici, non c'è bisogno di fare chissà quali cose strane o incredibili. Una di queste è cominciare a rendersi conto che, per esempio, la mattina appena svegli è una delle fasi più importanti. Siamo in uno stato chiamato stato alfa, che è uno stato quello di dormiveglia, quando siamo lì che ci trasciniamo davanti alla caffettiera o davanti alla nostra tisana, al tè. In quella fase lì, in cui non siamo ancora completamente lucidi, siamo in una fase estremamente suggestionabile, nel bene e nel male. Cioè io in quella fase posso introdurre all'interno della mia parte emotiva, posso introdurre degli ordini, posso introdurre dei messaggi. Quando si parla di pensiero positivo ti dice: devi combinare una frase breve, concisa, che rappresenta il tuo obiettivo, con per esempio un'immagine. Questo generalmente dice pensiero positivo, lo fai tutti i giorni e alla fine questo scava dentro di te e diventa operativo. Però se tu lo fai in alcuni momenti propizi, come per esempio la mattina appena sveglio, non hai bisogno di farlo così tante volte, entra molto più facilmente. O in uno stato di meditazione profonda. Bravissimo, uno stato di meditazione, cioè noi possiamo andare a ricreare quel famoso stato di dormiveglia. Ritagliarci un po' di tempo per noi stessi, certo, nella giornata, certo. Male non fa. Dovremmo imparare adesso, tu chiaramente, qui tocchiamo un tasto un po' particolare, perché questa è una società che in realtà ci sprona a non entrare dentro noi stessi, ma più che altro a essere sempre più all'esterno che dentro. Invece dovremmo imparare un attimino a fermarci, anche 15-10 minuti, 20 minuti al giorno, non di più, cominciare un attimino ad ascoltarci, cominciare un attimino, per esempio, la meditazione. Chiaramente un quarto d'ora, 20 minuti non basta, non ci vuole un pochino di più. Però già sarebbe qualcosa. Sarebbe qualcosa, un attimino fermarsi. Ecco, io credo fermarsi un attimo. E riuscire ad ascoltarsi. Ascoltarsi, ma soprattutto parlarsi, perché se io mi parlo nella maniera giusta, riesco a darmi gli ordini. Per esempio, dirsi non voglio essere infelice, se noi togliamo, come ho già detto in un'intervista precedente, il no e il non vengono computati, e quindi io mi dico voglio essere infelice, quindi imparare a dirsi anche le cose nella maniera giusta. Bisogna stare attenti, la nostra parte profonda intende tutto letteralmente, quindi se io dico sempre
in maniera costante, il gelato mi piace da morire, il gelato mi piace da morire, oppure quella persona mi farà impazzire. Siccome lui non giudica, prende tutto. Prendiamo un esempio molto pratico. Mi presento a un colloquio di lavoro, voglio fare un'ottima impressione, voglio ottenere quel posto di lavoro, che cosa devo dirmi e ripetermi in modo da arrivare pronto, con lo stato d'animo giusto e positivo? Bene, infatti qui, proprio parlando di tecniche di comunicazione, quando non bastano da sole, devi anche darti, come dire, la giusta attitudine. Per poterti programmare lo stato, prima di tutto devi decidere come vuoi essere. Voglio essere più carismatico, voglio essere più coraggioso, voglio essere più tranquillo, voglio essere più rilassato. Inizialmente mi chiedo quale tipo di stato vorrei avere in quel momento. Una volta che ho capito che stato voglio, per esempio più carismatico, approfitto di un momento, magari se non sono uno che va a meditare, che si rilassa, approfitto della mattina, perché è il momento propizio appena sveglio, e mi dico: oggi al colloquio alle ore 15 sono carismatico, e me lo dico più volte in quel momento. Come noti, ci sono delle regole, cioè non è una frase detta così. Prima di tutto è espressa in positivo, cioè non c'è il non tipo oggi non sono teso alle ore 15. Se mi dico non sono teso, l'inconscio non computa sono teso alle ore 15. Poi c'è il requisito della specificità, gli do un ordine ben preciso alle ore 15 quando c'è il colloquio di lavoro, perché se io dico oggi sono carismatico, lui potrebbe farmi essere carismatico prima e dopo il colloquio, ma non durante. È espressa al presente, il verbo è il presente, non dici io sarò, io oggi alle ore 15 sono carismatico. È un'altra regola importante, perché il nostro inconscio computa tutto al presente. Queste altre tecniche le vedremo nel corso di una giornata, il potere segreto della persuasione. In quel corso noi tratteremo buona parte tecniche di persuasione per comunicare con gli altri, però la parte iniziale sarà dedicata, la prima parte, proprio per spiegare proprio queste tecniche, proprio questi strumenti per essere al top con la propria parte profonda, perché appunto, come ho detto prima, non serve a niente dare tecniche per comunicare al meglio se poi non so le regole per, diciamo, comunicare con la mia parte inconscia. Quindi noi tratteremo queste all'interno di questo corso, che è un corso molto importante, che va sull'eccellenza personale. Mentre un infoline per comunicare con te? Sì, questa infoline di questo corso, che si terrà in Puglia, è il mio numero di cellulare, che abbiamo preferito dare una linea diretta con me, proprio per dare per chi ha bisogno di dare proprio dei dettagli tecnici e delle informazioni più, come dire, più dettagliate. È il 392 27 15 562, 392 27 15 562, chiunque può chiamarmi, chiedere informazioni, e diciamo in questa maniera, insomma, riuscirò a dare anche dei consigli, perché magari c'è gente che non ne ha bisogno o gente che ne potrebbe aver bisogno. Il potere segreto della persuasione, corso di un giorno in Puglia, vi aspettiamo e vi diamo appuntamento lì, ma anche su Ciccio Riccio TV. Ci rivediamo, a presto. Ciao, a presto.